Ciao a tutti e benvenuti a questa nuovissima recensione dell'Attacco dei Giganti, quarta stagione. Siamo tornati qui anche questa volta, undicesima puntata, siamo sempre più vicini a quanto pare al limite delle 16 puntate per questa, speriamo, prima parte della quarta stagione. Non sappiamo ancora cosa ci sarà dopo i 16 episodi già pronosticati, non sappiamo né se ci sarà una seconda parte di serie, se ci sarà uno o più film, non si sa letteralmente un cazzo. Come al solito, prima di iniziare il video, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link non solo per seguire la puntata, se ancora non l'avete vista, su Prime Video e Vid, i due siti che portano legalmente il simulcast qui in Italia, ma trovate il link a tutti anche i miei social che vedete qui, vedrete spammati nel video, e pongo la mia attenzione sempre su Twitch, perché ogni martedì faremo il watch party, il video party tramite Amazon Prime della nuovissima puntata, ogni martedì alle 21, quindi vi aspetto. Ed ora parliamo di questo undicesimo episodio, un altro episodio che, come i due precedenti, quindi come il nono e il decimo, sono molto di dialoghi, sono quasi esclusivamente dialoghi e servono a portare avanti la trama in vista del grandissimo exploit che arriverà tra sempre meno tempo, quindi mi raccomando, montatevi l'hype, credetemi. Questo undicesimo episodio è quasi tutto interamente incentrato su Falco e Gabi, due personaggi che effettivamente non vedevamo proprio da un paio di puntate, sapevamo solo che erano stati incarcerati e basta, null'altro. Oggi finalmente vediamo un po' la loro storia a proseguire. E tutto inizia infatti con Gabi che ha un piano per evadere di prigione, fingendo un bruttissimo malore, ha tolto un mattone dal muro e l'ha usato per stordire e poi uccidere, perché è un po' una stronza, la guardia che era appunto lì a sorvegliare la prigione. Falco e Gabi quindi riescono a scappare e Gabi però non ha grossi piani per il futuro, dice proprio che prima che lei venga incarcerata e uccisa vuole giusto parlare con Zeke per capire se e perché effettivamente abbia tradito Marley. Intanto, a quanto pare, proprio a Marley, Rainer si risveglia, quindi è riuscito a sopravvivere insieme ovviamente a Pic e Porco, li vediamo tutti in buona salute nonostante siano usciti molto mal ridotti dallo scontro contro Eren e Paradis. Quindi insomma, anche se per pochissimo, il ritorno del nostro amico matto in culo Rainer è sempre gradito. Soprattutto a petto nudo, figliole berchine, vi ho visto che vi tocchicciavate. Gabi e Falco continuano la loro fuga in quello che sembra essere ovviamente un posto deserto, solo con prati, foreste e nient'altro. E i due hanno anche una discussione che si accende in una sorta di proprio di schermaglia, di lotta, perché Falco vuole che Gabi si tolga la fascia in modo che non vengano riconosciuti come Mardeiani. Gabi però si oppone fermamente, dice che senza quella fascia non sarebbe una buona Eldiana, ma sarebbe un demone dell'isola a tutti gli effetti, e quindi proprio non se la vuol togliere. In tutto questo, mentre stanno praticamente per prendersi a botte, una ragazzina bionda li nota da dietro un albero e chiede giustamente che ci fanno di mattina presto dei ragazzi come voi qui da soli. Nonostante Gabi all'inizio sembra voler uccidere, la ragazzina sembra non avere i minimi sospetti su di loro e li invita addirittura dove abita lei per dargli qualcosa da mangiare, quindi i due la seguono anche se rimangono comunque giustamente anche un po' guardinghi. Questa ragazzina bionda poi li porta ovviamente dove vive, scopriamo, e sì dai, questa è una big revelation, che quelle sono le stalle Blouse, quindi è la famiglia di Sasha che è stata uccisa da Gabi, che non lo sa ma è nella famiglia della persona che ha ucciso, e neanche loro sanno che Gabi l'ha uccisa. Cosa potrebbe andare storto? Nel frattempo, da un'altra parte dell'isola, la signorina di Iruzuki, Yomi Azubamito, torna a far visita all'isola, accolta dal comandante supremo Zakley o Zachary, non ho capito bene com'era esattamente ufficiale. Si dice positivamente impressionata dalla grande vittoria di Paradis su Marley, e quindi, insomma, chi non salta sul carro del vincente, Yomi Azubamito sarebbe la prima capace di questa mossa. Non arriva sull'isola a mani vuote, tra l'altro, ma porta il primo idrovolante a viaggiare, a funzionare con la cosiddetta criopietra esplosiva, appunto il combustibile fossile peculiare dell'isola Paradis, idrovolante che servirà ad osservare dall'alto la potenza del boato della Terra.
Sembra infatti che il distretto di Shiganshin abbia ricevuto l'ordine di evacuazione proprio forse per testare i Boato della Terra, che vogliano fare proprio l'esperimento lì dove iniziò tutto 4-5 anni prima. Scelta peculiare, devo dire. Questo avviso di evacuazione a quanto pare però è la goccia che fa traboccare il vaso per il popolo, che rimane interdetto e spaventato, non tanto per l'ordine di evacuazione di Shiganshin, ma anche per tutte le voci che si sono rincorse. Sembra infatti che tra la popolazione serpeggino dei rumor secondo i quali appunto i volontari mariani siano stati arrestati, che lo stesso Eren sia detenuto, l'eroe che ha portato la prima vittoria per l'impero di Eldia è addirittura imprigionato dallo stesso esercito. Cosa sta succedendo? La popolazione letteralmente non ci capisce più nulla. Tant'è che una piccola folla si è accalcata vicino appunto al palazzo dell'esercito. Angie cerca di entrare facendosi strada tra la popolazione che fa tutte queste domande. Incontriamo il capo della corporazione Reeves, quindi il figlio del mercante Reeves che avevamo visto nella terza stagione, quello che si è ribellato alla gendarmeria centrale e ha dato il pieno supporto all'armata ricognitiva, che adesso sembra non riuscire più a seguire Angie, la persona di cui tanto si fidava. Troviamo anche i due giornalisti sempre presenti nella terza stagione, che ricordano a Angie di come lei avesse dichiarato che tutte le informazioni sarebbero state date ai contribuenti e che avrebbero loro deciso cosa fare e come assimilarle. Ma sembra che anche questa cosa sia cambiata, perché Angie non rilascia dichiarazioni e non dice niente. Sembra lei la prima a voler mantenere il segreto, ma di fronte a tutto questo cerca di fare il massimo per rassicurare la popolazione. Prima di entrare nel cancello dice che tutto quello che stanno facendo è veramente per il bene di Eldia, ma sembra che nemmeno lei ci creda poi così tanto, o perlomeno sembra che la sua prima preoccupazione in realtà sia effettivamente altro. Questa Angie, Zoe, visibilmente al limite, sta interrogando Flock e altre tre reclute che sono a quanto pare i responsabili della diffusione di questi rumor tramite la popolazione. Viene sostanzialmente detto che verranno processati per la diffusione di informazioni riservate, ma nessuno di loro si pente di quello che ha fatto, perché sono fermamente convinti che sia Eren l'ultima speranza di Paradis per poter sopravvivere in un mondo che li odia solo per il fatto di esistere. Qui di nuovo abbiamo la profonda convinzione di Flock di stare dalla parte di Eren, nonostante appunto alla fine della terza stagione Flock lo detestava, quindi davvero c'è stato un voltafaccia, un passaggio di bandiera veramente provvidenziale per il signor Flock. Sta quasi diventando pericoloso in un certo senso. Come già detto, prova questa sorta di culto per quello che è diventato Eren, per quello che lui vede Eren, come appunto essere l'unica speranza per Paradis, l'utilizzo del boato. Dice anche che non hanno tempo da perdere, che stanno solo perdendo tempo finché tengono Eren imprigionato. Cosa stanno aspettando? Insomma, davvero sembra che ci sia questa fazione all'interno di Paradis quasi estremista, che stia dalla parte di Eren, ma sappiamo che Eren molto probabilmente è dalla parte di Zeke, quindi che effettivamente il governo, comunque l'esercito di Paradis, si stia dividendo, si stia letteralmente sfaldando. Tra queste tre reclute che vengono interrogate c'è anche una ragazza bionda chiamata Louise, che è una fangirl di Mikasa praticamente. Vediamo tramite un suo flashback che lei è una bambina che ha assistito all'abbattimento del gigante da parte di Mikasa nella prima stagione, quando il padre, quindi Reeves Senior dei mercanti, stava ostruendo la via con il suo carro gigante. Vediamo che lì Louise ha capito che la forza è l'unica cosa che serve se vuoi proteggere chi ami, quindi probabilmente per questa filosofia sta seguendo Flock e Eren, perché Eren ha dato una dimostrazione di forza enorme, quindi è ovvio che anche lei sia una seguace di Eren. Nel frattempo Pixis va a interrogare personalmente Yelena, anche lei ovviamente detenuta, ma a quanto pare non so se solo lei o forse tutti gli altri volontari non sono detenuti effettivamente in prigioni, ma in stanze, in case, però con le sbarre alle finestre. Come a voler conservare una certa dignità e come a voler dimostrare che effettivamente Pixis, come abbiamo visto, si è pentito di doverli per forza arrestare, ma l'assetto politico di Paradis esigeva quello. Insomma, il colloquio di Pixis con Yelena avverte sul fatto che a quanto pare 10 mesi fa Yelena, non si sa come e non si sa perché, si fece cambiare il sorvegliante. Yelena a quanto pare era sorvegliata, e il sorvegliante che cambiò 10 mesi fa dopo l'inaugurazione del porto, quindi quando sono arrivati a Zubamito eccetera, fu proprio Flock, che adesso è detenuto per la diffusione di informazioni riservate su Eren. E guarda caso, l'abitazione di Eren è a pochi chilometri da dove stava Yelena, e se
Flock veramente era già fedele a Eren? È possibile che quindi sia stato arrangiato un incontro fra i due e che effettivamente 10 mesi prima Yelena abbia incontrato Eren? Guarda caso è proprio da quel momento che Eren ha cominciato un attimo a fare di testa sua, a fare le cazzate. Quindi che c'entri lei? Il focus torna su Gabi e Falco. Vediamo che stanno lavorando per un attimo, tra virgolette, ripagare la famiglia Blaus per averli accolti. E mentre stanno lavorando nelle stalle, Gabi viene assalita dal cavallo che tipo le morde i capelli, la fa cadere, scivola nel fango, secchio le cade in testa. Succede di tutto e c'è Falco: Gabi! Oh! Che è così un attimo che ci rimane male. E Gabi ovviamente: ma è opera dei demoni! Veramente è stato il cavallo, gli dice anche Falco. Insomma, Falco è bellissimo come in tutto questo episodio salvi costantemente Gabi da fare dire puttanate. Costantemente. Falco, sei il nostro eroe. Sei il nostro eroe che cerchi per amore di salvare un idiota di quella caratura. Grazie, Falco. Grazie, sei. Noi simpiamo per te nella maniera buona, però non in quella dispregiativa. Kaia poi porta il pranzo a Gabi e Falco che stanno lavorando, dicendogli appunto di fare una pausa per mangiare, e intanto sentiamo come questa fattoria Blaus alla fine sia entrata nel programma della regina Istoria appunto, che come abbiamo visto anche nella terza stagione, cerca di dare una casa agli orfani, a tutti i bambini, alle vittime, comunque degli attacchi dei giganti di 4 anni prima. Qua purtroppo Falco non riesce a zittire Gabi, che comincia a dire: ma voi ve lo siete meritati, vi siete dimenticati le colpe che avete subito, eccetera. E mentre Kaia dice: ma è questo che vi insegnano a Mardi, ovviamente gli altri due continuano a discutere, se non che poi si accorgono effettivamente di quello che ha detto Kaia. Cioè, quindi Kaia sa che sono mardeiani? Sì, dice, perché ovviamente lo stavano urlando ai 420 poco prima che lei si rivelasse a loro nella foresta. E qui la solita stronza in culo Gabi prende un forcone e la vuole uccidere, ma lì davanti a tutti c'è, è proprio una deficiente questa cazzo di Gabi. E il demone ha rivelato la sua vera natura, non è gentile, ah, ma faccia male. E fa qui, dice: ma che cazzo fai, ma sei deficiente. Tant'è che alcuni adulti li sentono e, oh mio Dio, stanno per accadere dei guai. Invece no, perché Kaia semplicemente li copre dicendo appunto: no, ma è Gabi che è gelosa perché ha paura che io le porti via suo fratello. Quindi passa tutto in sordina e i due ragazzi sono un attimo stupiti, francamente. Kaia quindi cerca di spiegare il motivo che l'ha portata a difenderli. Li porta quindi nel villaggio dove lei da bambina crebbe, villaggio che adesso è abbandonato, lo vediamo in paese stato di decadimento, con i muschi, la vegetazione che cresce sopra le case distrutte. E ci racconta di come 4 anni prima dei giganti apparirono improvvisamente all'interno delle mura e uno di loro riuscì a giungere addirittura al loro villaggio. Scapparono tutti tranne la madre di Kaia, che non poteva camminare, e quindi purtroppo lei venne abbandonata lì col gigante, che se la mangiò mano a mano, perché la mangiò viva letteralmente poco alla volta, viene detto. Tant'è che Kaia racconta di come all'inizio lei urlò come una matta dal dolore, giustamente, ma che poi smise di urlare pur rimanendo viva e continuando a sentire il dolore di un gigante che la divorava viva man mano, perché aveva probabilmente del tutto perso la voce, quindi non era più in grado di urlare. Sull'isola di Paradise sono passati circa o poco più di 3 anni da quando sono state rese pubbliche informazioni sulla vera natura dell'isola, ossia che tutto il mondo li odia perché sono i demoni discendenti appunto del sangue maledetto della progenitrice Ymir. Ma Kaia comunque non riesce a spiegarsi perché sua madre abbia dovuto soffrire così tanto come un cane, praticamente. Perché? Perché ha dovuto soffrire così? E quindi rivolge questa domanda di fatto a Gabi. E qui Gabi non può fare a meno di snocciolare la sua solita solfa. Ma come? Non lo sai? Voi, cattivi eldiani, per millenni avete schiavizzato l'umanità col potere dei giganti, avete costretto altre persone a procreare i vostri discendenti, avete ucciso un numero incalcolabile di vittime, cancellato del tutto dal pianeta, delle culture, eccetera. Quindi, insomma, la solita solfa che gli insegnano a Mari, la ripete a pappardella. Ma Kaia, con molta naturalezza, risponde: ma mia madre è nata e cresciuta qui, non ha colpe di quello che è successo, non ha letteralmente preso parte a nulla di tutto quello che mi stai dicendo. E Gabri prende con la pappardella: ma non capisci? Le colpe degli antenati ricadono sugli eldiani di adesso, sono colpe troppo gravi perché possano venire dimenticate, perché comunque fino a un secolo prima sono sempre accadute questo genere di cose. E Kaia giustamente risponde dicendo: ma 100 anni fa noi non esistevamo, cioè che colpa abbiamo noi che siamo nati dopo che sono cessate queste cose orribili?
E qui Gabby rimane un attimo interdetta e sembra abbassare un attimo il livello di conversazione, perché fa un po' del benaltrismo, perché ma allora voi avete attaccato la mia città causando morti di qui e di là. E Kaia giustamente dice: mia madre però è morta 4 anni fa, quindi non ha colpe neanche di questa cosa qui. Cioè, che cosa mi stai dicendo esattamente? E qui vediamo palesemente Gabby che sta praticamente ripartendo da capo, ha rimesso la traccia 1, ma perché gli indiani eccetera, ma Gaia qui non ci sta, la prende un attimo e le urla davanti: che colpa ha avuto mia madre per soffrire così? Perché? Perché l'ha fatto? Voglio sapere il motivo, perché non voglio credere che non ci sia un motivo per cui mia madre sia dovuta morire tra atroci sofferenze che quasi non avevano mai fine. E mentre Gaia sta piangendo e urlando tutto questo in faccia a Gabby, Falco risponde con molta calma che il motivo è semplicemente che era un'operazione di ricognizione. E qui, attenzione, per la prima volta abbiamo la spiegazione ufficiale dell'arrivo di Zeke sull'Isola Paradiso, la primissima volta durante la seconda stagione. Perché Falco dichiara appunto che Zeke e un altro manipolo di uomini era stato mandato per effettuare un'operazione ricognitiva e testare sia il terreno che le forze dell'Isola Paradiso per preparare appunto un attacco in larga scala. La madre di Kaia ed eventuali altre vittime purtroppo sono stati dei danni collaterali di questa operazione, quindi Falco si scusa, chiede scusa, è molto triste, perché Falco ha capito che tutto sommato questa è una guerra e quindi ci sono vittime da entrambe le parti. Cioè Falco è talmente avanti che Gabby non la vede neanche in lontananza, si scusa addirittura, ma qui Kaia fa una cosa ancora più bella, perché dice a Falco: non ti devi scusare, non devi scusarti solo perché sei nato marleiano. Quindi, Gabby di merda, non è che forse devi cominciare un attimo a capire anche tu sto discorso? Ma c'è da dire una cosa, che effettivamente Gabby qui probabilmente ha il seme del dubbio piantato. Perché forse lei davvero si è resa conto che effettivamente Kaia è l'esempio di come attualmente le persone sull'isola, ma che colpa hanno commesso? Cioè, che colpa ne hanno? Se effettivamente tutti i crimini degli indiani verso l'umanità sono cessati 100 anni prima, la generazione attuale all'interno delle mura, che tra l'altro era stata privata di ricordi, che colpa ne ha? Perché deve subire l'odio di tutta la popolazione mondiale? Perché? La conversazione tra i tre ragazzi tra l'altro va avanti e Falco chiede effettivamente: ma scusa, ma allora tu come sei sopravvissuta? E Kaia racconta di come una ragazza più grande di lei arrivò nel villaggio, imbracciò un'accetta e cominciò a combattere contro il gigante. Poi la convinse a scappare e si frappose col suo stesso corpo tra Kaia e il gigante, affrontandolo mentre Kaia scappava. E ragazzi, qua ovviamente c'è un'altra big revelation, perché se avete collegato tutti i puntini ovviamente avrete già capito che Kaia è la ragazza che Sasha salvò nella seconda stagione, quando combatté il gigante con arco e frecce. E Kaia ammira tantissimo questa ragazza, che purtroppo è morta durante l'attacco a Liberio, perché vorrebbe essere tanto come lei, vorrebbe davvero essere come lei. Per questo ha accolto Gabby e Falco sotto la sua ala protettrice, non denunciandoli. E lo fa proprio perché Sasha non avrebbe mai abbandonato dei ragazzi in difficoltà come loro. Tra l'altro la chiama anche sorella, pur non essendo parenti, ma dato che appunto la fattoria Blaus ospita tanti ragazzi, probabilmente si vedono tutti un po' come fratelli e sorelle, una cosa bellissima. Cioè, probabilmente Sasha ha avuto anche dei rapporti con questa ragazzina dopo che l'ha salvata, quindi... Mio Dio, Sasha! Però quanto è bello che nonostante Sasha sia morta, la sua eredità sta continuando. Questo è un concetto che io amo tantissimo. Perché la persona Sasha è morta, ma i suoi ideali stanno continuando a vivere attraverso le persone che li vogliono seguire, in questo caso Kaia. La puntata finisce con Kaia che fa una proposta a Gabby e Falco: venite con noi che verremo ospitati in un ristorante dove ci sarà un cuoco marleiano. Quindi magari voi potreste trovare un modo per tornare a casa, venite con noi. Il problema è che il ristorante dove andranno è il ristorante dove lavora Niccolò. E Niccolò era molto affezionato a Sasha. Gabby ha ucciso Sasha. Non succederà niente di male neanche stavolta, immagino.
Ma l'episodio non si conclude qui, perché c'è una scena post-crediti in cui torniamo a Marley. Si fa un attimo punto della situazione. A quanto pare a Marley hanno scoperto della congiura di Zeke, del tradimento di Zeke. Infatti hanno ritrovato pezzi del suo corpo, ma corrispondono solo a braccia e gambe, insomma gli arti. È quindi molto plausibile che in realtà tutto quanto sia stato un complotto orchestrato da Zeke, appunto, per tornare su Paradise. Inoltre, l'attrezzatura di movimento dell'isola Paradise contiene comunque dei prototipi delle armi marleyane, quindi è ovvio che qualcuno li sta aiutando, e quindi insomma tutto questo avvalora un po' la tesi che Zeke in realtà è sempre stato fedele appunto alla ricostruzione di Eldia e che stia aiutando Paradise in tutto questo. La situazione dell'esercito di Marley però è davvero disastrosa, i vertici sono stati tutti uccisi e per la formazione del fronte, di un fronte dell'esercito comune tra i vari paesi del mondo ci vorranno 6 mesi per poi andare a Paradise e fare terra bruciata. L'attacco infatti a Liberio era palesemente volto a guadagnare tempo perché i demoni dell'isola appunto si potessero organizzare. Ma qui Reiner se ne esce con una cosa abbastanza sensata, se vogliamo, sotto un certo punto di vista, perché anche Zeke avrà fatto lo stesso ragionamento: demolite l'esercito di Marley così guadagnerete mesi per fare quel cazzo che volete. Ma Reiner dice appunto che è proprio questo il momento, forse, di sferrare un attacco a sorpresa a Paradise, perché loro non se l'aspetteranno. Saranno lì magari anche abbastanza tranquilli, pensando che Marley ci metterà un bel po' per ricostruirsi. Ed effettivamente è quello che sta facendo. Quando Flock dice che non c'è più tempo, eccetera, sta paradossalmente un attimo prevedendo quello che sta pensando Reiner in questo momento, di sfruttare proprio il tempo che Paradise sta pensando di avere per invece fare un ottimo attacco a sorpresa. E quindi, insomma, la puntata si conclude con questa idea di Reiner, che quindi probabilmente uno scontro tra Marley e Paradise è ben più vicino di quello che inizialmente si poteva pensare? Probabilmente sì. Questo episodio traspone i capitoli 108 e 109 del volume 27 dell'Attacco dei Giganti. Siamo praticamente a 2/3 di questo volume trasposto, quindi probabilmente alla prossima puntata andremo al volume nuovo, il volume 28. E devo dire che anche questa volta la trasposizione è stata fatta bene. Diciamo che alcune delle parti iniziali della storia di Gabby e Falco, che vediamo tutta concentrata in questo episodio, in teoria all'inizio andavano diluite un attimo tra gli altri episodi, perché il manga cerca soprattutto di far viaggiare tanti binari in maniera parallela, mentre nell'anime sembra invece che abbiano voluto esplorare questa parte un po' più divisa a blocchi. Una scelta che tutto sommato capisco e di per sé però non sta andando quasi a modificare un cazzo di nulla, quindi io l'accetto, mi va bene, anzi forse è stato quasi più interessante vedere un intero episodio quasi completamente focalizzato su Gabby e Falco. Gli unici grandi cambiamenti sono in sostanza la scena che vediamo messa post-crediti, in realtà avviene quasi a metà episodio se vogliamo seguire la cronologia narrativa del manga, però cioè francamente va bene così. E di tagli ce ne sono stati solo 2, e uno dei quali è abbastanza superficiale, francamente. Mentre sono nella stalla, poco dopo che Gabby viene assalita dal cavallo, abbiamo una singola vignetta, come la vedete qui, con i pensieri di Falco. Falco si sente ancora in colpa per aver aiutato Eren a mettere in atto l'attacco di Liberio e soprattutto porta ancora il peso delle morti di Udo e Zofia. E sta pensando quando riuscirà a dirlo a Gabby. Gabby sostanzialmente ancora non lo sa che Falco ha aiutato Eren, senza saperlo, ovviamente. E quindi c'è questa piccola vignetta pensiero di Falco che è stata tolta. Francamente, ragazzi, non è una grave perdita, però erano proprio pochissimi secondi, forse erano così tirati, non lo so, però fatto sta che Falco comunque sta ancora portando il peso di tutto questo, il che lo rende ovviamente ancora di più il best boy, perché non sta lasciando che questo peso offuschi il suo giudizio, è sempre comunque il più giudizioso di gran lunga dei due. Ovviamente Gabby ha una testa di merda immane, anche se lo so, ovviamente Gabby la pensa così per via di tutto il lavaggio del cervello che gli è stato fatto da Marley, però c'è da dire che anche Falco ha subito lo stesso lavaggio del cervello, eppure comunque ha non ben più di una briciola di giudizio in più. Insomma, Gabby probabilmente è proprio torda.
è usata proprio come massima espressione del lavaggio del cervello mardeiano ad opera degli eddiani sul continente. E va bene così, ci serve un esempio di come la situazione può degenerare. E Gabi è un esempio, cioè sono gli antipodi Gabi e Falco, se vogliamo, perché Gabi è completamente schiava della mentalità stronza di Marley che inculca gli eddiani, mentre Falco, pur avendo subito lo stesso lavaggio del cervello, è invece un esponente molto più aperto a capire i nemici. Quindi sono ideologie diametralmente opposte, forse proprio per questo che come coppia narrativamente funziona così bene. L'altra scena tagliata in questione è quella durante il colloquio tra Pixis e Yelena, che non è tanto una scena tagliata, però sono state tagliate delle frasi che a mio parere sarebbero state molto molto utili. Nella fattispecie c'è una spiegazione molto più ampliata proprio del meccanismo della sorveglianza. I mardeiani volontari sono stati arrestati solo di recente, quindi perché Yelena era già sotto stretta sorveglianza? Perché era stata Yelena stessa a volerlo per provare, per far vedere appunto, per essere più trasparente nei confronti di Paradis. Il problema è che sembra aver ostentato così tanto questa sua "io sono brava, io sono buona, fidatemi di me", che ha finito per diventare una cosa sospettosa. Cioè, l'ostentare di essere buoni ha finito per essere qualcosa che in realtà nascondeva un comportamento di sotterfugi. Infatti Pixis, come ci viene detto, ha scoperto che appunto 10 mesi prima, con la rivoluzione del porto, Flock era stato assegnato di guardia a Yelena dopo un cambio improvviso della guardia. Quindi insomma, tutto questo amplia un po' di più la spiegazione dei sospetti nei confronti di Yelena. Anche qui la storia fluisce molto bene anche senza. L'unica cosa è che in effetti io, guardando l'episodio, mi ero chiesto: ma quindi sono passati 10 mesi dall'arresto dei marleiani volontari? No, in realtà no, è passato comunque pochissimo tempo, forse pochi giorni, per cui insomma non mi tornava questa cosa. Diciamo che rileggendo il manga l'ho capita, era una cosa chiesta espressamente da Yelena per poter nascondere in bella vista il complotto, in sostanza. Voglio concludere l'analisi di questo episodio, che in realtà non è che c'è molto da analizzare perché è quasi tutto lì da vedere, con la magnifica scena di dialogo appunto tra Kaya e Gabi, resa davvero tanto tanto bene, con una colonna sonora che ne aumenta la gravità e il peso morale di quello che viene discusso, quindi davvero ottimo. Il culmine della puntata, una scena meravigliosa che dimostra come un semplice ragionamento logico che sarebbe in grado di fare anche una ragazzina smonta come niente tutte le cose che Marley ha inculcato agli eddiani sul continente. Tant'è che la stessa Gabi ci rimane un attimo male, a un certo punto non sa più nemmeno come controbattere se non continuare a ripetere a Yosa tutte le cose. Ma Kaya, tra virgolette, vince il dibattito perché lei ragiona. Gabi invece parla a memoria, non ragiona su quello che dice, semplicemente lo dice e basta. E questa quindi è forse davvero, come già detto, il primo momento in cui a Gabi possono germogliare dei dubbi, che quindi anche lei può mirare a un percorso simile a quello che Falco ha già da subito, cioè che comunque non prende tutto quello che mi hai detto come oro colato, ma si fa delle domande. Speriamo, ragazzi, speriamo, perché potenzialmente un personaggio come Gabi potrebbe avere davvero molto da dire, potrebbe fare questo percorso di rinsavimento da un'ideologia inculcata a forza a finalmente prendere in mano la propria vita e ragionare con la propria testa. Bene ragazzi, direi che possiamo concludere qui anche questa analisi, questa recensione, questo video di opinioni. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche questa volta, vi invito tutti voi non solo a controllare la descrizione perché ci sono i link alle puntate social, ma a commentare con le vostre opinioni su questa puntata. È chiaro ormai che stiamo arrivando un attimo di nuovo a un nuovo arco narrativo in cui esploderà di nuovo la situazione. Si sta costruendo tutto, anche solo in questa puntata, Gabi è stata messa nella famiglia della ragazza che ha ucciso, e parliamoci chiaro, quanto tempo passerà prima che tutta questa cosa viene fuori? Anche perché stanno addirittura andando nel ristorante di Niccolò, e Niccolò era un marleiano che in sostanza era infatuato di Sasha, quindi
insomma, potrebbe succedere davvero qualcosa di molto molto pesante. Inoltre ragazzi, sempre qui sotto in descrizione trovate dei link che portano a del merchandise a tema Attacco dei Giganti reperibile su Amazon, e se acquisterete dai link qui sotto vi ricordo che Amazon vi versa una piccola percentuale sul venduto, che però non influirà minimamente sul prezzo che voi pagherete. Per voi quindi non cambierà niente, per me potrebbe essere un sacchettino di patatine a formaggio in più al mese. Ecco, che altro dire? Anche per oggi è tutto. Da Mattia Ammazzo, ciao a tutti.